Ciao a tutti, sono a Lucca di nuovo. Questo è giorno numero 3, il mio vlog, il mio video diary per esprimere tutte le cose che ho fatto a Lucca per il 10 di luglio 2021. Per colazione stamattina, certo, cappuccino e cornetto con marmellata di frutta di bosco. In questo bar particolare prendono il cornetto e lo riempiono con il ripieno che vuoi da una macchina. Ma non mi importava, era buonissimo. Ho deciso all'ultimo minuto a fare un tour della città con una guida. C'eravamo nove, solo io fra gli italiani. La guida ha fatto 2 ore completamente in italiano. Direi che ho capito a volte, ho capito a volte tutto, a volte meno, a volte molto meno. Ma mi è piaciuto molto. Vi dico che questa ragazza parla anche inglese, ma ho voluto la vera esperienza italiana. Ho preso un caffè dopo. Lucca si paga di solito solo 1 o 2 euro. Mi sono seduto fuori in piazza Anfiteatro per pranzare, un misto di salumi e formaggi locali, l'insalata con solo anche con l'insalata con solo pomodori, olio, aceto balsamico, sale e pepe. Buonissimi. Come sempre. Lì è stato molto divertente a chiacchierare con i giovani cameriera e camerieri tutto il tempo. Dopo stavo camminando per la città senza destinazione. Ho passato la Torre delle Ore, una grande torre dell'orologio, e ho deciso a comprare il biglietto, ma dovevo aspettare 30 minuti. Quindi ho mangiato, mentre aspettavo, un bel gelato dei tre gusti: mela e cannella, caramello e crumble di biscotti e panicotella, tipo di cioccolato bianco con Nutella. Dentro la Torre delle Ore c'erano un sacco di scale, ma la vista in cima era incredibile. Ve la consiglio decisamente. Per la cena, pappardelle con anatra e un bicchiere di rosé. Buono, ma un po' troppo dolce per me. E certo, gelato dopo di nuovo. Mentre camminavo per l'Airbnb, ho sentito un rumore pazzesco. Era una sfilata di sbandieratori, in inglese si dice flag wavers, flag corps, flag bearers, e musici. Hanno suonato e marciato per tutta la città. Era ogni mese o ogni settimana un palio storico medievale. I ballestrieri di ogni quartiere della città si sfidano a colpi si balestra. Ok, tutti, grazie per avermi guardato e a presto nel prossimo video. Ciao!